Brunello Rosa, CEO Rose Rubini Associates. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie. Direi giornata particolarmente interessante, ricca di dati macro, ricca di trimestrali. Oggi è proprio l'inizio, in particolar modo, del comparto bancario. Vorrei iniziare con le vendite al dettaglio. Che cosa suggeriscono per la crescita dell'economia americana? Cioè, sembra che abbia toccato il picco e ora si va, in calo. Sì, diciamo che le vendite al dettaglio sono tipicamente una proxy del consumo, che è una delle componenti principali del PIL dei vari paesi. E oggi hanno registrato oggettivamente un calo su base mensile abbastanza consistente. Questo sembrerebbe essere in qualche modo rapportato agli aumenti dei prezzi degli ultimi mesi, che quindi avrebbero avuto un impatto reale, diciamo così, tra virgolette, cioè un impatto sul comportamento del consumatore americano, inducendolo a spendere un po' meno. Diciamo che è un po' presto per dire che l'economia americana ha fatto il picco e si va da una contrazione. Magari c'è sicuramente un rallentamento che mi sembrerebbe anche abbastanza fisiologico, tenendo presente che la dinamica relativa alla variante Omicron è comunque ancora estremamente pesante. Però, ecco, ci siamo confrontati anche con diversi ospiti. Questi numeri che stiamo vedendo, meno 1,9%, questa è una grande delusione. Poi 16,9%, niente male. Però, indicano che bisogna rivedere le stime del PIL o meno? Ma sicuramente qualcosa va rivisto. Abbiamo anche una produzione industriale in calo sul mese, verso un'attesa di un leggero incremento. E soprattutto, se uno vuole andare a vedere un po' di leading indicator, ecco che vediamo che questi import prices che sono caduti invece che aumentati, gli export prices che sono caduti invece che aumentati, tutto questo sembrerebbe, ovviamente bisogna vedere un po' nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che l'economia americana sta entrando in una fase di rallentamento, che vuol dire che evidentemente le stime del PIL vanno un po' riviste. Detto questo, le banche centrali sono molto focalizzate sul tema dell'inflazione in questo momento. Abbiamo visto raggiungere il 7% proprio pochi giorni fa, e fin quando si attesta a livelli così alti e non si vede calare significativamente, le banche centrali continueranno ad essere molto attente al tema inflattivo piuttosto che sostegno alla crescita. Prima di parlare di banche centrali, non posso non chiedere un parere per quanto concerne questo PIL della Gran Bretagna che abbiamo visto all'8% anno su anno. Io direi che anche in questo caso abbiamo visto una sorpresa naturalmente positiva. Ma sicuramente abbiamo visto una sorpresa positiva su una serie di dati, non è solo il PIL, ma anche la produzione industriale, la produzione manifatturiera, il construction output che è cresciuto molto più delle attese, anche l'indice dei servizi, insomma, tutta una serie di indicatori economici abbastanza positivi per quanto riguarda la Gran Bretagna. A cosa è attribuibile questo? Allora, io gli darei due spiegazioni principali. Da una parte, il fatto che nonostante la variante Omicron si sia sviluppata per prima in Gran Bretagna, dopo essere migrata, diciamo così, dal Sudafrica, c'è stato un enorme sforzo da parte del governo per cercare di chiudere il meno possibile l'economia. In realtà il cosiddetto piano B, le restrizioni introdotte sono state realmente minime, forse solo ai viaggi internazionali, diciamo durante il periodo natalizio sono state messe restrizioni più forti. Il resto è stato tutto abbastanza contenuto, quindi economia ancora abbastanza aperta. Secondo fattore, probabilmente iniziano a digerirsi un pochino gli effetti della Brexit, con i vari settori che iniziano a prendere un po' le misure alle nuove regole, che poi in gran parte sono state anche un po' blandamente implementate durante il periodo della pandemia, e piano piano il sistema si sta aggiustando. Detto questo, è ancora un po' presto anche per la Gran Bretagna dichiarare così libera tutti, ci vuole ancora un po' di tempo.
Allora, vorrei fare il punto sulle trimestrali degli Stati Uniti in quanto estremamente interessanti perché abbiamo visto soprattutto numeri sopra le attese, ciò nonostante una reazione negativa del mercato, in particolar modo cede il JP Morgan, cede poco più del 5% a 159,79 dollari per azione. Non lo so se possiamo vederlo anche graficamente, questo è dopo che il CFO di JP Morgan ha abbassato la guidance dicendo appunto, citando l'inflazione sui salari, cioè che il costo del lavoro, se vogliamo dire il costo dei lavoratori, è aumentato significativamente, che è appunto legato anche alle pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti. Ecco, un commento in particolar modo sotto questo punto di vista, e poi naturalmente di solito le banche sono proxy anche alla situazione economica, in questo caso è così? Allora, le banche hanno fatto, diciamo, relativamente bene, il mercato non ha preso bene alcuni sottonumeri, diciamo così, per esempio i ricavi da trading di JP Morgan hanno deluso le attese, Citigroup ha fatto abbastanza male, Wells Fargo è stata invece abbastanza ben riconosciuta dal mercato, diciamo un po' in chiaro scuro, più chiaro che scuro. Però poi ovviamente gli analisti vanno a guardare anche le varie sottocategorie delle performance bancarie. Con un'economia che è vicina a una fase di rallentamento, anche le banche evidentemente tendono a riflettere questa stessa situazione, anche perché saranno coloro che poi andranno a vedere un impatto del rialzo dei tassi di interesse. In alcuni casi potrebbe essere addirittura positivo, perché un rialzo dei tassi di policy può indurre anche un rialzo dei tassi di lending, però ovviamente sono fattori non tutti diretti, ci sono anche una serie di fattori indiretti, un'economia in rallentamento è anche un'economia in cui si chiede meno prestito, quindi anche lì ci può essere un impatto sulla profittabilità bancaria. Quindi da questo punto di vista mi pare che ci sia abbastanza correlazione tra l'andamento dell'economia e l'andamento del sistema bancario. Un commento rapidissimo sul tema inflazione salariale, perché a mio avviso è molto importante. Il prossimo anno, cioè intendo dire questo anno fino alla fine del 2022, sarà quello in cui si andrà a vedere più da vicino il rapporto tra incremento del salario e inflazione. Un'inflazione al 7% non matchata da incremento salariale equivalente evidentemente vuol dire una riduzione dei salari in termini reali, potenzialmente un incremento dei margini di profitto, il che vuol dire che potenzialmente questo potrebbe sopportare un po' le valutazioni delle compagnie che sono quotate. Però la dinamica, dicevo, è particolarmente complicata, perché con tassi in rialzo, inflazione in rialzo, gli effetti di queste dinamiche tendono a essere in direzioni diverse e in molteplici dimensioni. Dunque, giusto per capirci, in quanto l'inflazione sia il tema vecchio, ma rimane il tema principale anche nel 2022, la Fed ovviamente si è impegnata, anche la stessa Lael Brainard ieri davanti al Senato ha ribadito più volte che la Fed si impegna di raffreddare l'inflazione negli Stati Uniti, che è abbastanza, diciamo, importante, anche se abbiamo visto il PPI ieri che sta forse, almeno su base mensile, rallentando. Che cosa significa ciò, soprattutto dopo i dati macro che stiamo vedendo, che indicano un'economia che sta rallentando, probabilmente stime del PIL riviste al ribasso, ma nel frattempo la necessità di calmare le pressioni inflazionistiche. Sono imminenti i rialzi dei tassi o si può ripensare ancora? Le indicazioni da parte della Federal Reserve dei vari membri dell'FOMC sono state abbastanza chiare nelle ultime settimane, e si è in particolare preparato il mercato per un rialzo dei tassi che potrebbe già avvenire a marzo, quindi in contemporanea con la fine degli acquisti netti, quindi la fine del tapering anche di questi acquisti. Credo che quindi il mercato sia preparato rispetto a questa eventualità.
La banca centrale non può tollerare un'inflazione al 7% in nessuna forma, sia transitoria che non transitoria, semplicemente perché si rischia di scardinare le aspettative di inflazione e quindi ritrovarsi di fronte a inflazione poi più strutturalmente in crescita. Peggio ancora sarebbe se ci fosse una spirale prezzi-salari che la renderebbe in qualche modo endemica. Non siamo ancora in questa fase qui, la Banca Centrale vuol far capire che non tollererà inflazione troppo sopra il target per troppo a lungo, quindi io non vedo un ripensamento a breve da parte della Banca Centrale. Ci dovrebbe essere oggettivamente un rallentamento molto molto forte dell'economia nelle prossime settimane, nuovi shutdown dovuti alla Omicron e così via, che mi sembrano tutti scenari di rischio più che scenari centrali. Per quanto concerne la reazione del mercato obbligazionario, stiamo vedendo i rendimenti in netto rialzo, soprattutto in questo istante il decennale ad 1,75, il trentennale 2,10, il biennale allo 0,94. Che cosa suggerisce il mercato obbligazionario? Ma soprattutto possiamo vedere dei rendimenti più alti e cioè più interessanti per gli investitori? Sì, è quello che cercavo di dire prima, nel senso che ci siamo un po' abituati alla narrativa che i tassi bassi facciano sempre comunque bene all'economia, ma sappiamo che ci sono comunque operatori che tendono a essere impattati da questi tassi particolarmente bassi, banche, assicurazioni e fondi pensione e così via, tendono a essere particolarmente impattati da rendimenti così bassi perché il loro esercizio di asset liability management tende a essere ulteriormente complicato da tassi così bassi. Quindi tassi un po' in rialzo non sono necessariamente negativi. Tra l'altro c'è anche un tema non solo di crescita, ma anche di livello, cioè magari hanno fatto 15, 20, 30 basis point in un giorno, che ovviamente è tanto, però a livelli molto bassi, stiamo parlando dell'1,75%, insomma, nella normalità dei casi. Considerando un'inflazione al 2%, una produttività al 2%, un decennale intorno al 4-4,5 è assolutamente normale da vedere. Se lo vedessimo adesso al 4,5%, probabilmente cadremmo tutti dalla sedia. Però è solo il tema di abituarsi un po' a rivedere i tassi dove sono stati storicamente. Abbiamo osservato delle aberrazioni negli ultimi anni. Il decennale del Bund negativo per così lungo tempo, adesso ci siamo un po' tutti abituati, ma non era previsto che durasse così a lungo. Ora che si riavvicina allo zero, siamo un po' tutti lì a dire: oddio, che succede ora che torna in territorio positivo? Diciamo, si ristabilirebbe un po' la normalità. Per finire, vorrei dire che purtroppo non avviene per motivi positivi, tra virgolette, perché avviene a seguito di uno shock negativo dal lato dell'offerta, che sono proprio quegli shock che le banche centrali. Che alle banche centrali non piacciono perché purtroppo riducono la crescita, aumentano l'inflazione, creando un po' un conundrum per la banca stessa. E tuttavia, in qualche modo, se vogliamo, tra virgolette, l'effetto positivo è di aver visto un rialzo dell'inflazione per quanto di breve periodo e tassi a lunga leggermente rialzo verso il ritorno a una qualche forma di normalità. Ecco, prima di lasciarci un commento sulle dichiarazioni di Christine Lagarde, in Europa stiamo vivendo un po' tutti quanti una crisi energetica piuttosto importante, che non è più una questione sui mercati, ma è anche una questione per quanto concerne la nostra vita quotidiana, essendo che il rincaro bollette è piuttosto significativo. E nel frattempo la transizione europea verso un'economia più sostenibile rischia di essere accidentata se l'offerta non si adegua abbastanza velocemente, e ciò sta già producendo conseguenze con una maggiore volatilità dei prezzi energetici, con l'utilizzo di tecnologie ponte come il gas naturale per colmare il gap energetico. Questo è quanto ha detto oggi Christine Lagarde, dunque aggiungendo che c'è il rischio che ciò indebolisca la fiducia del pubblico nella decarbonizzazione, che è anche una cosa abbastanza normale. La soluzione non può che essere accelerare gli investimenti nelle rinnovabili e altre tecnologie green, essendo che questi piani green sono piani di lungo termine. Non è più corretto, tra virgolette,
Ecco, togliere la parola transitoria anche dei comunicati stampa della BCE, perché il contributor principale per il momento è appunto l'energia. Stiamo parlando dell'Eurozona, ovviamente. Assolutamente. Tra l'altro, la Banca Centrale Europea ha proprio detto che 2/3 dei rialzi dell'inflazione sono dovuti all'aumento dei prezzi energetici, quindi sarebbe perfettamente in linea. Tra l'altro, con l'ultimo lavoro della Isenberg-Schnabel sull'effetto inflazionistico della transizione ecologica, visto che questo ormai è is underway, sta avvenendo, mi parrebbe opportuno, come lei suggerisce, sottolineare come questo aumento dell'inflazione non sia più così transitorio. Noi abbiamo fatto in passato a distanza tra breve periodo e medio periodo che ci sembra più corretta, un'inflazione di breve periodo che forse adesso finalmente sta facendo un picco, ma un'inflazione di medio periodo invece storicamente più alta, in modo, diciamo così, permanente, semplicemente perché tutta una serie di fattori, quale la balcanizzazione delle catene del valore, la più equa distribuzione del reddito tra lavoro e capitale, la transizione tecnologica, la transizione energetica, sono tutti fattori che tendono a far aumentare l'inflazione in modo strutturale. Quindi entriamo in un nuovo inflation regime, un nuovo regime di inflazione a cui le banche centrali si dovranno adeguare, in gran parte lo stanno iniziando a fare, però è un periodo lungo e dovranno soprattutto educare molto rapidamente gli investitori a pensare in questi nuovi termini. Grazie mille a Brunello Rosa, Rosa Rubini Associates, grazie per essere stato con noi, alla prossima. Grazie a voi, buona serata.